Ciao a tutti, come si trova il coraggio di sparire quando una relazione ti fa soffrire? Allora, una delle situazioni tipiche in cui si ha difficoltà è quella di lasciare una persona, anche se questa relazione ci fa soffrire. Questo capita soprattutto quando ci si sente soli, quando non si hanno molte amicizie, quando magari si ritiene a torto o a ragione di non avere tante possibilità di trovare altre situazioni. Per cui, per paura della solitudine, per paura dell'abbandono, si preferisce restare in una relazione che ti dà poco, talvolta che ti dà pochissimo, piuttosto che, diciamo, si vorrebbe lasciare, ma non si ha il coraggio di farlo, si resta bloccati un po' in questa situazione. Allora, come poter venire fuori da questo impasse, come trovare il coraggio per poter chiudere una relazione che di fatto ti fa soffrire. Ora, questo passa tutto attraverso due tipi di lavori: lavori fatti verso l'esterno e lavori fatti verso l'interno. Allora, verso l'esterno, che è la cosa più semplice, devi darti una mossa, non devi stare lì a dire gne 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 gne, non trovo nessuno, devi darti da fare, inizia a frequentare altri ambienti, devi svegliarti, non devi stare a dormire, frequenta altri ambienti, frequenta altre, che ne so, delle associazioni, dei circoli ricreativi, vai in giro, vai nei locali, fai qualcosa, iscriviti a un corso di ballo, iscriviti, frequenta degli ambienti, perché è evidente che non è che ti vengono a bussare a casa e dire ciao, sono il principe azzurro, sono la principessa rosa, voglio te. Frequenta altre cose, devi frequentare delle amicizie. Piuttosto vai nei centri commerciali e tenta anche degli approcci, anche se sei donna, sbatti contro il carrello di qualcuno e chiedigli, che ne so, fai in modo che questa persona ti cerchi. Insomma, devi utilizzare ogni situazione della tua vita per fare nuove conoscenze, indipendentemente da quella persona. Quindi questo è il primo fatto, devi darti da fare, nessuno. Quindi questo è il primo atto di coraggio che devi fare. Il secondo atto di coraggio che devi fare, che è legato a te stessa o te stesso, è quello di valorizzare la tua autostima. Valorizzare la tua autostima proprio attraverso un atto di coraggio. Anche se hai paura, fai lo stesso quella cosa, falla senza pensarci. Fai i telefoni e gli senti, non mi rompere più le palle, non ne voglio più sapere di te, ciao, punto. Oppure, anzi, se è più semplice, glielo mandi per messaggio, poi blocchi il canale, blocchi tutti i canali e vai in giro e esci. Questo è quello che devi fare. L'atto di coraggio deve essere un atto impulsivo, che prima devi ragionare, devi decidere, poi agire. Non stare più a rimuginare, non stare più a pensare. Tanto pensa alla tua dignità, la tua dignità è la cosa più importante. Tu sei, per te devi essere la persona più importante del mondo, quindi devi, come dire, nessuno si può portare l'asino alla fonte, si può fargli vedere come si può bere, ma non si può bere al suo posto. Quindi devi darti una mossa. Questo è quello che devi imparare a fare, perché se non lo fai tu da sola o da solo, gli altri non lo faranno al tuo posto. E devi tenere presente che butterai via il tuo tempo, poi ti ritroverai vecchio e solo perché quell'altro se ne sarà andato, che ti darà niente, quindi vecchio e sola. E quindi devi far subito, adesso, quest'atto di coraggio e chiudere definitivamente questa relazione, lasciare andare chi non ti dà quello che vorresti, che non appaga quelle che sono le tue esigenze, insomma, datti da fare. Bene. Per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti a questo canale, al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!